perché siamo saliti al santuario? E perché a qualsiasi santuario, dovunque si trova, si sale sempre? Rispondiamo prima alla seconda domanda. Al santuario si sale perché anche fisicamente vogliamo esprimere e sperimentare il desiderio di avvicinarci a Dio, e la fatica, ma anche l'ansia di incontrare il Signore. La salita è sempre un'ascensione, e l'ascensione è sempre uno staccarsi da una realtà inferiore per incontrarne una più grande, superiore, sapendo che torneremo di nuovo dove eravamo prima di salire, ma torneremo con un segreto nel cuore. L'immagine della salita al santuario, che forse qui ci può aiutare, è proprio la salita dei tre apostoli, testimoni della trasfigurazione. Essi salgono con Gesù sulla collina del Tabor, fanno un'esperienza straordinaria di Gesù, meravigliosa della Trinità, tanto che Pietro dice: è bello per noi stare qui. Ma poi scendono e hanno un segreto nel cuore, un segreto che dovrà maturare negli eventi, nei fatti che andranno a vivere, e dovrà maturare in maniera unica nel grande evento della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Cari cristiani, non vi sembra troppo quello che vi dico? Ma dobbiamo sempre così salire al santuario, perciò si sale. Per fare questa esperienza forte della presenza di Gesù, che ci mostra quello che nella vita quotidiana non può mostrarci, ma che poi ci invita a scendere con il segreto dell'esperienza fatta nel santuario, perché quel segreto servirà a vivere e a capire e a superare gli avvenimenti che verranno. Avvenimenti imponderabili, avvenimenti che a volte sono più grandi di noi, ma abbiamo quel segreto nel cuore. Non dite niente a nessuno finché il Figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Questa era la seconda domanda: perché si sale? Si sale per scendere, e per scendere diversi, e per scendere arricchiti, e per scendere irrobustiti. Perché siamo venuti qui? Come potremmo fare questa esperienza di bellezza dell'incontro con Dio tutti insieme? Sì, perché al santuario non si va mai da soli, e anche se si sale da soli si trova il popolo. Che cosa riceviamo qui? Allora, noi siamo qui sicuri di trovare grazia, e quindi trovando grazia faremo l'esperienza della bellezza dell'incontro con Dio, e quindi potremo scendere con quel segreto che è la forza della nostra vita. Il segreto che ci portiamo tutti nel cuore, ma che poi ci diciamo, cari cristiani, qual è? È che Cristo è risorto. Però dobbiamo custodirlo come la terra custodisce il seme, perché possa veramente sprigionare la sua forza vitale nei momenti veri della nostra vita, nei momenti in cui la forza della Pasqua è l'unica forza che ci fa essere uomini e donne
salvati dal Signore. Siamo qui per trovare grazia. E vorrei specificare questo trovare grazia a tre passaggi che devono essere collegati, se no è difficile fare questa esperienza meravigliosa. Trovare innanzitutto la grazia del perdono. Chi sale al santuario sale perché vuole trovare il perdono. Non dite più andiamo al santuario perché ci dobbiamo confessare, ma è troppo limitato dire andiamo a confessarci. No, è troppo poco. Sa troppo di personale. Mi vado a confessare. Diciamo di più. Diciamo la verità, veniamo qui perché attraverso la confessione vogliamo il perdono di Dio. E quindi veniamo qui per trovare la grazia del perdono. E questo lo facciamo. E il santuario con il suo servizio sacerdotale, e ne approfitto per ringraziare il Padre Redentoristi, perché è una fatica, è un sacrificio, è un esercizio continuo di compassione, ma è anche poi un ministero di gioia. Sì, c'è la fatica, cari sacerdoti, c'è il sacrificio, e la fatica e il sacrificio rendono vera la compassione, il compatire, il soffrire con il penitente che porta le ambasce del suo cuore. Ma attraverso questi passaggi finalmente c'è la gioia della riconciliazione. Chi passa per il sacramento della riconciliazione deve arrivare luminoso, sereno nel santuario per partecipare all'Eucaristia e per poter fare esperienza, ecco, di un'altra forma di grazia. E l'altra forma di grazia la stiamo vivendo adesso, la forma di grazia di chi ascolta le parole di grazia del Signore. Sì, perché le parole del Signore sono parole di grazia, e come sono state efficaci sulla bocca del sacerdote che vi ha riconciliato, lo sono altrettanto efficaci sulla bocca di chi proclama la parola, di chi spiega la parola. Tutti erano meravigliati, si dice di Gesù nella sinagoga, delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, perché erano parole che avevano una forza sperimentata lì al momento, non una forza pensando a come San Gerardo ha vissuto quella parola. Sì, è importante capirlo come l'ha vissuto Gerardo, ma quando poi ascoltiamo la parola qui nella celebrazione, quella forza che ha sperimentato San Gerardo nella sua vita e l'ha trasformata, dobbiamo sperimentarla anche noi, dobbiamo sentirla anche noi. Questa parola di grazia cambia, tocca, spinge, stimola anche la nostra vita. Che senso avrebbe ascoltare qui adesso l'orazione e la predica del Vescovo un quarto d'ora, 20 minuti? Che senso avrebbe se non ci fosse un passaggio di parola che ha una potenza, che è una grazia, che tocca il vostro cuore? Dobbiamo rovesciare purtroppo quel pessimismo che ci accompagna, e che voglio mettere in relazione a una frase biblica: parla tu, tanto chi ti ascolta. Questo siamo noi, nella peggiore delle ipotesi. Ma questa frase, parla tu, ma quel tu non è il vescovo, quel tu è il Signore, quel tu non è chi è andato a leggere il Vangelo, quel tu è il Signore. Parla tu, tanto chi ti ascolta. Accostiamo a questa frase pessimistica che potremmo portare nel cuore tante volte la frase di Samuele: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ecco la differenza. Parla tanto chi ti sente. E invece dall'altra parte: parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Il tuo servo è ognuno di noi. Come lo è stato Gerardo, lo siamo noi. Ecco, allora la seconda grazia,
dopo quella della riconciliazione, è la grazia di questa parola che veramente tocca il nostro cuore. E lo tocca perché già qui, mentre ascoltiamo, dovremmo progettare i primi gesti d'amore da compiere. Già qui, ascoltando il Signore, dovremmo dire: ho necessità di fare questo gesto di amore, devo fare questa azione, quest'opera, questo passaggio, questa visita. Progettiamo già l'amore mentre ascoltiamo la parola di grazia. Ecco, carissimi cristiani, carissimi pellegrini, perché saliamo qui? Per trovare grazia. Grazia che perdona, grazia che trasforma il cuore, grazia che diventa operativa nell'amore. Una grazia che non diventa operativa nell'amore non farà mai quel grande passaggio della grazia che è la gioia. Siamo in grazia di Dio, sì, siamo contenti, no, non siamo in grazia di Dio. Perché se siamo in grazia di Dio dobbiamo essere contenti. E per essere contenti vuol dire che la grazia di Dio ha toccato il nostro cuore e ci ha indicato dove portare il nostro atto concreto di amore. Altrimenti non ci ha toccato, altrimenti rimandiamo. Ma cari cristiani, è pericoloso, perché rimandando l'ultimo tocco della grazia, che è dove portare l'amore, noi andiamo a mettere in crisi tutto il processo di grazia che abbiamo avuto. Mettiamo in crisi l'ascolto bello che abbiamo fatto della parola, e mettiamo anche in crisi quella parola di riconciliazione che abbiamo avuto nella confessione. Guardate che c'è un pericolo che corriamo sempre, che questo passaggio della grazia dal perdono al nostro atto di amore possa a un certo punto essere come un riflusso che torna indietro, e che da una condizione di gioia interiore, da una condizione, ecco, di grazia che scorre come un fiume nella nostra vita, possa essere un'onda che torna indietro. E l'onda che torna indietro lascia asciutta la riva. E potrebbe succedere che non siamo neanche arrivati a casa, siamo ancora per strada sul pullman, e già la nostra vita è asciutta se quest'onda torna indietro. Se mentre penso al gesto di carità che devo compiere, poi dico a me stesso: no, non lo farò. Non lo farò perché non se lo merita. Non lo farò perché ho ragione io. Non lo farò perché non sono ancora pronto. Non lo farò. E qui l'onda di grazia, questo fiume che ci ha raggiunti di acqua limpida, siamo a Caposele, paese della sorgente, dell'acqua, torna indietro. E arriviamo a casa più asciutti di come eravamo partiti, più aridi di come eravamo partiti quando abbiamo deciso: saliamo al santuario. Carissimi, è possibile questo flusso di grazia che non si fermi solo se, e qui Gerardo ci viene incontro, veramente siamo uomini e donne decisi nella fede. La fede è un dono, ma che vuole una decisione. Sono due D, ricordatevi, è più facile, no? Dono e decisione. Il dono c'è, e la decisione? Gerardo ha deciso, perché Gerardo a un certo punto ha detto: la fede è la mia vita, è la mia vita e la fede, e non c'è margine per altro. Noi questa mattina abbiamo la forza di dire quello che ha detto San Gerardo: la fede è la mia vita e la mia vita è la fede. Perché se la chiudiamo così la nostra esistenza, allora sì che si realizza per noi la parola: il giusto vivrà per la sua fede. E ciò che ci salva non sono i nostri gesti di buona volontà o i gesti di buona volontà che ci piacciono,
ma veramente è la giustizia di Dio, veramente è la fede in Lui la nostra salvezza, come ci ha ricordato la parola sia di Isaia e come poi ci ha ricordato la parola dell'Apostolo Paolo. Non cerchiamo una giustizia, cioè un apparire giusti per le opere che sappiamo fare noi o che ci piacciono a noi, ma cerchiamo quella giustizia vera che deriva dalla fede in Cristo, cioè la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E vorrei che portaste come segreto nel cuore, per noi che abbiamo il segreto della Pasqua, cioè credere in Gesù Cristo morto e risorto, questo aspetto del segreto pasquale. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E quindi è Lui che deve operare dentro di me quella giustizia che io desidero, ma non ho la forza di decidere. Che io voglio, ma poi immediatamente sono capace di negare e non volere e contraddire. Ma la fede, una fede che fluisce continuamente da questa sorgente di grazia, non permetterà di contraddirci. Ci interrogherà continuamente, ma non ci farà contraddire. E la fede che non ci fa contraddire è quella fede che veramente sviluppa in noi la bontà del cuore. Ecco, questo è il secondo aspetto della esperienza meravigliosa di San Gerardo che voglio dare a voi questa mattina. Primo, ecco, lasciarsi raggiungere da questo flusso di grazia che ci trasforma, vivendo tutto per fede, tutto nella fede, tutto con fede. La fede ci raggiunge nella grazia, la mia vita la pongo nella fede che è grazia. La fede è la mia vita è nella fede. La bontà di Gerardo. Noi siamo qui per celebrare la bontà di Dio nella bontà di quest'uomo. Ma è stata una bontà non di natura, ma una bontà di soprannatura, cioè di chi ha permesso a Dio di agire nella sua vita. Questa è la bontà di Gerardo, non la bontà del bonaccione e di chi per far contenti gli altri dice di sì, per chi vuole essere poi riconosciuto e fa bene a tutti, poi tutti mi danno come bravo Gerardino, come... No, non è questa la bontà di Gerardo. È la bontà di Dio che si manifesta nella vita crocifissa, perché la vita nella fede è una vita crocifissa, è la vita di chi, come ha detto Gesù, è pronto a prendere la sua croce e a seguirlo. Perciò la seconda parte, la mia vita nella fede, è la vita del discepolo che, per essere sicuro di essere discepolo, vorrei ricordare questa parola che abbiamo sempre travisato, sicuro di essere discepolo fa anche la disciplina. La disciplina di Gerardo non è un farsi male. La disciplina di Gerardo, il mortificare il suo corpo, l'impegno, ecco, forte della sua persona, è per essere sicuro di essere un discepolo. Fa la disciplina perché vuole essere discepolo. E qualche volta anche noi una disciplina personale, scelta, non imposta dagli altri, ci potrebbe aiutare a essere discepoli, di modo che quando la croce si fa più pesante siamo degli atleti. La disciplina di Gerardo è per essere sicuro di essere discepolo e per essere un atleta che ha la forza di portare la croce propria e degli altri quando questa si fa più pesante. Ma noi arriviamo tante volte infiacchiti, sia per il peccato e sia perché manchiamo di disciplina interiore, di disciplina spirituale, cari sacerdoti, e tante volte la crisi arriva perché non abbiamo esercitato lo spirito nella disciplina interiore e spirituale, e per cui ci sembra tutto impossibile, anche quella sequela che ci ha entusiasmato nella chiamata,
anche quel servizio che ci ha riempito di gioia quando l'abbiamo fatto con un cuore totale, ci sembra impossibile. Non solo ci sembra pesante, ma ci sembra impossibile. Non è per me, non è per te, certo, ma per colui che ti ha chiamato tutto è possibile. Cari cristiani, non vi scoraggiate, perché per colui che vi ha chiamato alla vita, alla fede e alla vocazione che vivete, tutto è possibile. Però la disciplina, per essere discepoli e per arrivare forti al momento in cui c'è un peso più grande da portare. Ora, la bontà di Gerardo è una bontà non naturale, ma soprannaturale, che si costruisce anche grazie alla disciplina. Certo, si rafforza anche grazie alla disciplina. E quando la bontà è soprannaturale, diventa grazia che cambia gli altri. E pensavo, quei due episodi famosi della sua vita, di leggerli in quest'ottica. La bontà disciplinata di Gerardo è riuscita a tirar fuori il bene che era nel cuore del vescovo di Lacedonia, ma che con tutti sembrava un prepotente, un arrogante e un cattivo. E anche di fronte a Gerardo, il vescovo di Lacedonia si presentava come prepotente, arrogante e cattivo. Tutti sappiamo il tempo che Gerardo ha vissuto presso questo vescovo, con quanto sacrificio, quanta preoccupazione. Ma preoccupazione e sacrificio senza paura, perché sapeva che la sua bontà, come poi è successo, avrebbe tirato fuori il bene che era nel cuore di quest'uomo, che pur essendo vescovo non dava spazio all'irruenza della soprannatura, ma pensava che, mettendo di fronte la sua natura, le sue capacità, poteva fare meglio di come si fa invece con l'aiuto del Signore. Quanta severità è soltanto, non una maschera, uno scudo. Sì, perché la maschera è l'ipocrisia, invece a volte la severità, l'austerità è uno scudo per difendersi o per difendere anche il Vangelo che si annunzia, certo. Ma Gerardo, con la sua bontà soprannaturale, ha tirato fuori. Per cui quando questo vescovo è morto, tutti si meravigliavano che Gerardo lo piangesse. Nessuno lo piangeva, Gerardo lo piangeva. Perché? E l'altro episodio di come la bontà, vissuta però disciplinatamente nella grazia di Dio, oltre a tirar fuori il bene che è in ognuno, far venire fuori la verità. La verità che appartiene a Dio e che tocca in maniera diversa anche la nostra vita. Noi ci possiamo industriare in mille modi per negarla, in mille modi per travisarla, in mille modi per manipolarla, ma la verità che è dono di Dio e appartiene a Dio viene fuori. E mi riferisco alla famosa calunnia, ma non mi attardo su questo. A me preoccupa dirvi soltanto che è la bontà soprannaturale che il santo vive a tirar fuori, a far emergere il bene e il vero che c'è in ogni uomo. Perciò alla fine Gerardo è stato, come dire, scelto dal Signore a far emergere il bello che c'è in ogni uomo. E qual è il bello? Lo dico veramente con un'apertura del cuore e una gioia, per quando vedo poi tante mamme che vengono qui e tanti papà che vengono qui felici e sempre timidi. Sì, perché chi è stato toccato dalla vita, dal dono della vita, chi ha visto la vita in pericolo e poi la vita trionfare, arriva qui felice e timido. Questa è la mia impressione ogni volta che incontro genitori che sono qui per ringraziare San Gerardo del dono dei figli che hanno avuto e che non potevano avere o che erano in pericolo di vita. C'è sempre una gioia e una timidezza. E quella timidezza forse è dovuta anche al fatto che c'è sempre quel timore che qualcosa possa strappare quella vita, che con tanta fatica e con tanta gratitudine abbiamo avuto. Ecco, Gerardo è stato chiamato a essere il protettore delle mamme partorienti in difficoltà, perché con la sua preghiera e la sua fiducia nel cuore
doveva far venire fuori il bello. E il bello che noi possiamo dare, cari cristiani, cari coppie giovani e cari giovani, è trasmettere la vita. Non c'è niente di più bello che far nascere la vita e far continuare la vita nei nostri e nei nostri nipoti. E Gerardo protegge questo processo del bello che nasce. Ma perché ci commuoviamo del bello che nasce nella natura? Prenderemo i semi del grano e aspettiamo di vedere qualche spigo, qualche fiore. E non dobbiamo desiderare che le nostre famiglie siano come un campo in cui la vita sboccia, in cui la vita fiorisce. Perché? Io ho paura che non ci commuoviamo neanche di fronte a un campo di grano o a un'aiola di fiori, se non desideriamo più che le nostre case brulichino, come le immagini ce lo rappresentano, brulichi di bambini. I bambini che sono la bellezza della vita. Amen.